Il mercato cosmetico italiano vale 9.400 milioni di euro. Tanto hanno speso per farsi belli gli italiani nel 2014, un po' meno dello scorso anno. Il calo è di circa l'1,4%, ma è dovuto soprattutto al calo dei prezzi. Infatti non è diminuito il numero dei prodotti venduti. Questo lo attesta la nuova indagine condotta da Cosmetica Italia, l'Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche. I dati sono stati presentati quest'oggi al Cosmoprof, la fiera internazionale dell'estetica in corso a Bologna fino al prossimo lunedì. Cosmoprof si apre con numeri straordinari che ci riempiono di soddisfazione da tutto il mondo, più 10% di presenze, aspettiamo più 20% di visitatori e ci prepariamo ad un altro appuntamento. Bologna Fiere è official partner di Expo 2015, saremo a Expo dal 1 maggio al 31 ottobre nel grande parco della biodiversità e ci saremo proprio nel nome della bellezza e della naturalezza di questa bellezza che qui a Cosmoprof davvero si rappresenta. Testimonial della Fiera della Bellezza, l'attrice Cristiana Capotondi. Sono molto contenta perché è una realtà italiana della quale dobbiamo essere orgogliosi, perché Bologna Fiere e tutta la parte, diciamo, organizzativa di questa bellissima manifestazione riesce a portare qui dei numeri eccellenti e riesce a portare qui il meglio della cosmetica mondiale. Peraltro oggi ho scoperto che il 65% del make-up viene prodotto in Italia, quindi sono ulteriormente orgogliosa. Un settore, quello della bellezza, che sente meno la crisi del momento, che investe invece in ricerca e innovazione per esportare una buona parte del prodotto all'estero.